Siamo i professori di lettere della zona di Piazzale Brescia. Al centro dell'insegnamento di italiano alla Zolla c'è sicuramente la parola. Le parole sono infatti lo strumento del pensiero. Insegnare a parlare e a scrivere bene è insegnare a ben pensare. Perciò alla Zolla, dall'infanzia alla secondaria, abbiamo il gusto della parola ben detta e ben scritta. Per questo, prima di tutto, privilegiamo la lettura di testi in versione integrale, perché possa avvenire un reale incontro con l'autore. Diamo quindi molto spazio, lungo tutto il triennio, ai poemi omerici dell'Iliade e dell'Odissea, in cui incontriamo gli eroi, con i loro lati positivi e negativi, di fronte ai drammi e alle esperienze che la vita pone loro davanti. Spesso chiediamo ai ragazzi di imparare a memoria e recitare parti di queste grandi opere, perché possano immedesimarsi con esse e farle proprie. Passando poi per la narrazione fantasy, il giallo, l'avventura, la fantascienza, il romanzo del Novecento, gli alunni sono aiutati a conoscere di più se stessi e a confrontarsi col mondo che li circonda. Nel secondo anno proponiamo anche un laboratorio teatrale curricolare. Un'occasione privilegiata in cui gli alunni possono vivere un'esperienza in cui tutto ciò che è umano, la postura, la gestualità, il timbro e l'intonazione, sono al servizio della comunicazione. Le parole dei grandi autori sono anche un modello di scrittura per imparare a usare tutte le potenzialità della lingua per descrivere, raccontare, argomentare in modo adeguato rispetto all'argomento, al destinatario e al contesto. Ma difficilmente può esserci una parola ben detta o ben scritta senza una consapevolezza sempre più matura della nostra lingua. Per questo è di fondamentale importanza lo studio della grammatica, cioè la riflessione sulla lingua italiana come strumento comunicativo, sulle regole che la governano e sulla ricchezza del lessico che la caratterizza. Anche attraverso lo studio della grammatica si può promuovere negli studenti un inizio di capacità critica, come gusto di andare in profondità, fondamentale per la strutturazione del pensiero.